molto bene. Oggi è il 22 febbraio 2024. Mi sono appena svegliato, sono le 6:10 e adesso devo subito andare al lavoro. Inizio, devo uscire tra 10 minuti e ho dormito pochissimo, tipo 6 ore. Quindi penso che andrò a ridurre un po' l'allenamento di oggi per evitare infortuni. E vediamo, adesso faccio un po' di colazione. Mangio 5 fette di pane e una banana con un po' di marmellata e poi subito volo al lavoro, mi alleno e volo poi in palestra di nuovo e mi rialleno. Vediamo. Vediamo. Stamattina ti ho detto che ho dormito poco e quindi avrei dovuto cambiare l'allenamento. Cosa intendo io per dormire poco? Intendo dormire, diciamo, meno di 6 ore e 40 più o meno, effettive però. Quindi dal momento in cui vai a dormire conti un po' più di tempo per addormentarti, a meno che tu non sia cotto o stracotto e ti addormenti come un indiro, però devi contare anche magari un po' di tempo che perdi appunto per addormentarti e un po' di tempo che magari ti svegli, no? E lì interrompi le tue fasi del sonno e tutto quanto. Quindi meno di 6 ore e 40 effettive. Perché? Semplicemente perché dormendo poco aumenta molto il mio rischio di infortunio. Sono una persona delicata, delicatissima, e dormendo tipo proprio meno di 6 ore e 40, più o meno, non è dato preciso che se dormo meno di 6 ore e 40 mi infortunio, però aumentano molto le possibilità di infortunarmi, numero uno. Numero due, rendo molto di meno in allenamento, quindi le mie prestazioni fisiche e atletiche peggiorano tantissimo, ma soprattutto è il punto uno, quindi il rischio di infortunarmi aumenta, e se mi infortunio durante questa preparazione è uno schifo perché perdo tutti i progressi, diciamo, perché se mi infortunio devo calare e sto cercando di progredire. Quindi tipo due settimane fa facevo 4 km a seduta durante la settimana successiva facevo 5 km e adesso sono nella settimana in cui faccio 6-7 km. Quindi se mi infortunassi la mia progressione smette, ovviamente, anzi regredisce, e devo ripetere la settimana prima, se non quella ancora di 2-3 settimane prima, capito? Ed è un casino perché perdo tutto, la progressione, e io ho calcolato la progressione precisa per arrivare a fine maggio per fare la circumnavigazione dell'Elba con tot chilometraggio, con tot distanze, con tot allenamenti, capito? E infortunarmi sarebbe abbastanza grave, ecco. Abbastanza grave, poi dipende ovviamente dall'infortunio. Quindi cerco di dormire sempre dalle 7 ore in su, al momento sono sulle 7 ore e 30 più o meno, effettive 7, e però con l'aumentare delle distanze dovrò dormire di più, perché la chiave per il recupero è quello, no? Tu durante l'allenamento ti distrugge tutto, ma hai bisogno di recuperare, no? Per diventare più forte e adattare il tuo corpo, e il recupero lo fai dormendo, riposandoti. Però io, diciamo, che non è che riposo molto, dormo più che altro, no? Durante la giornata non è che riposo, intendo. Quindi dormo, ed è quella la mia chiave di recupero, oltre a mangiare, il bere, tutta la valanga di altre cose che ci sono dietro. Quindi oggi, che ho dormito tipo 6 ore 03 più o meno effettive, è un po' uno schifo perché mi sento un po' più stanco. Soprattutto ieri sera ho fatto un allenamento di 6 km di nuoto e tipo alle 9 di sera l'ho finito, 9:15, quindi ero proprio cotto e mi sono dovuto svegliare alle 5:50 tipo stamattina, no? Quindi ho recuperato pochissimo, i muscoli magari sono ancora tesi e tutto quanto, quindi è un po' un casino, tesi, non è che sono tesi, però non hanno recuperato. Quindi con il fatto che ho dormito poco, tipo 6 ore e 5 effettive, ho deciso di ridurre un po' l'intensità dell'allenamento. Quindi stamattina ho fatto solo 3,2 km più o meno di nuoto e ci ho impiegato un po' di più, soprattutto perché c'era tanta gente, c'era una valanga di gente stamattina in piscina, e poi appunto per non andare a alzare troppo la tensione sui muscoli, l'intensità soprattutto, no? E adesso faccio trazioni e allenamento di schiena e bicipiti, e se riesco ci metto anche un po' di tricipiti, se riesco col tempo, perché all'1:15 vado a casa. E vediamo come va. Secondo me i carichi si abbasseranno un pochino perché sono abbastanza stanco ancora dall'allenamento di ieri sera e da quello di stamattina,
e dal fatto che ho dormito poco. Tutte scuse, vedete la mente cosa fa? Sono tutte scuse queste. Però no, dai, diamo il massimo lo stesso. Mi sono mangiato due barrette e un po' di miele. L'ho finito, mannaggia, devo andarlo a prendere. E basta, direi che possiamo iniziare. Adesso faccio un po' di riscaldamento qua. Trazioni libere, ho già fatto riscaldamento base. Ho fatto così per... era riscaldamento base. E niente, vediamo come va. Facciamo prima un po' di riscaldamento, ho già fatto una serie di trazioni libere da 5. Adesso ne rifaccio un'altra da 5 e l'ultimo lo faccio un po' più scendendo un po' lentamente, tipo negativa eccentrica, vediamo. Giusto per stimolare un po' i muscoli. Mi sento ancora, madonna, dorsale dal nuoto di ieri sera. Ieri ho fatto, appunto, come vi dicevo, i primi 6 km di nuoto che facevo, non li ho fatti dall'anno scorso che non li facevo, in preparazione per l'Elba 2023. E se non avete visto il video, è sul canale, è molto interessante per me. E niente, adesso iniziamo a caricare un po' con le zavorre. In genere l'allenamento in palestra lo faccio prima di nuotare, perché è meglio, almeno per me, per la stimolazione dei muscoli, no? E soprattutto perché l'energia primaria, quella più forte, la voglio utilizzare per sollevare carichi più alti, no? Mentre nel nuoto vado un po' più avanti di resistenza più che di forza, no? Ovviamente. Quindi preferisco utilizzare le calorie della cena prima e della colazione nell'allenamento in palestra e poi subito dopo andare a nuotare. Oggi invece dovevo allenarmi subito dopo lavoro e il lavoro però era alle 6 di mattina, quindi ho fatto lavoro giusto 2 orette, dalle 6 alle 8, e poi ho nuotato tipo dalle 8:20 alle 9:50 più o meno, e un po' di meno, e adesso sono qua in palestra. Dopo sono le 11 adesso, quindi ho tenuto tipo mezz'oretta di recupero per spostarmi più che altro dalla piscina alla palestra, e niente, peccato, perché in genere allenarmi prima del nuoto è molto meglio, soprattutto adesso che sono un po' in carenza di sonno, ma ci sta, carenza di sonno, dai, per una volta. Vabbè, adesso partiamo tranquilli con 10 kg e poi alzo un po'. Ripetizioni in riscaldamento le tengo sulle 5 più o meno. Adesso passo ai 15 kg, in genere passo ai 20, vedete, in genere passo ai 20, però oggi che ho bisogno di più recupero e più riscaldamento passo ai 15 prima, poi ai 20 e poi vediamo. Adesso probabilmente vado di 4 rep. Ah, per chi se lo chiedesse, al momento il peso mio è di più o meno 94 kg e sto cercando adesso di scendere a 88, quindi sono in cut, signori, in cut. Nella vecchia fase di cut ho messo su 3 kg, quindi non è che sia andato molto bene, però in questa fase cerchiamo di farlo andare sul serio. Passo adesso ai 20 kg e la magnesite la metterò dopo, quando aumento ancora un pochino, penso con il 30 kg di... iniziare a usarla, perché prima non mi piace, perché preferisco ancora sentire un po' la presa, no? E perché in genere la magnesite io la utilizzo solo con le zavorrate, perché nelle altre sono dell'idea che comunque la presa debba essere allenata senza all'inizio, no? E quindi all'inizio la tengo, non la metto. Poi dipende se sei calistenico, no? Perché se sei calistenico penso sia un'altra cosa. Boh, non sono calistenico io, quindi lo chiederemo a un calistenico magari. O se sei un calistenico tu.
Ah, le cuffie. Giusto per dirvi, in genere tengo più o meno 30 kg, una serie da 3, poi metto 35 kg e vado di 2-3 serie da quante vengono, e poi faccio qualche negativa proprio per cucinarmi al massimo. E poi passo di nuovo a 30 kg e poi in genere comunque in base a molte alle sensazioni. Quindi adesso già 30 kg sono abbastanza per oggi, dato che non ho recuperato molto dall'allenamento di ieri e da stamattina, però proviamo. Ah, la meningite ho deciso di metterla nella prossima serie magari, non in questa. Ok, diciamo che erano pesanti, ma va bene comunque, neanche fossero pesi, giusto. Adesso proviamo a passare a 35 kg e vediamo. Oggi trazioni, schiena e bicipiti più che altro, soprattutto perché da questo fine settimana potrò allenarmi almeno solamente questo fine settimana, venerdì, sabato, domenica e lunedì, potrò allenarmi solamente la mattina alle 5 di mattina più o meno, fino alle 8, e dovrò trovare una piscina che sia aperta a quell'ora, perché la mia questo fine settimana non è aperta a quell'ora lì, quindi devo trovarne una, vediamo, e se non la trovo farò un allenamento di tricipiti, se la trovo, ma devo trovarla porco cane, perché non posso star fermo 4 giorni senza nuotare. Quindi devo trovare una soluzione, vedremo. Adesso proviamo 35 kg, niente magnesite ancora. In genere mirerei alle 3 rep, oggi se ne prendo 2 va bene. Ok, dalla prossima prendiamo magnesite, freschi, però bene dai, vediamo adesso quante serie riusciamo a mantenere con questo range di ripetizioni qua. Ah, ve lo dico subito perché probabilmente sarà così anche nei prossimi video. Se vi chiedete perché a volte mi parte qualche urletto di combattimento, mi serve per avere un po' più di energia, diciamo. Serve proprio per, almeno a me, mi dà una carica bestiale e mi permette di avere più energia, avere più forza. E niente, quindi se mi sentite un po' urlare è per quello. Scusate se vi dà fastidio. Ben ben, sono contento comunque perché nonostante sia stanco sono riuscito a tirarne su una da 3 da 30 e una da 2 da 35, no, due da 2 con 35 kg. Comunque adesso continuiamo ancora una terza rep con 35 kg. Stavolta metto un po' più di magnesite anche sulla barra perché secondo me più che aiutarmi mentalmente mi aiuta, no, più che aiuta, scusate. Secondo me più che aiutarmi con la presa mi aiuta mentalmente mettere la magnesite sulla barra, perché
dico, caspita, adesso è più facile di prima, no? Quindi anche se sei stanco per la ripetizione di prima, ce la fai, perché stavolta hai messo pure la magnesite sulla sbarra, capito? Come la penso io, diciamo, poi sono tutti trucchetti che ho io per facilitare un po' la questione mentale nell'allenamento, ecco, poi fate un po' quello che volete voi. Questa volta ho fatto anche due negative e perché mi aiuta ad arrivare a cedimento, tra virgolette. Scusate, devo smettere di fare questo segno, però se tipo il mio obiettivo è fare 3 rep e ne faccio 2, moltiplico per 2 quello che devo ancora fare e lo faccio per negativa. Quindi mi mancava una rep, ne ho fatte 2 negative. Se mi mancassero 2, provo a farne 4, ok? Magari le prime negative le tengo un po' più di tempo in tensione e l'ultima un po' più veloce, quindi le prime tipo 5 secondi in negativa, mentre l'ultima 3-4 secondi, dico, mentre l'ultima sui 2-3 secondi, ecco, perché per non mettere troppo tensione sulle articolazioni, questa cosa, ecco. Comunque, trazioni zavorrate mi aiutano ad avere più resistenza anche dal punto di vista nel nuoto per i dorsali. Cerco di allenarli abbastanza. In genere, nelle sessioni normali di allenamento, quando dormo bene e non mi alleno prima di fare palestra, e provo... cosa vi stavo cercando di dire? Ah sì! Provo più o meno tipo a fare un'oretta di trazioni, proprio per cercare, fai 40 minuti dai, 40 minuti di trazioni, proprio per cercare di stimolare meglio il dorso, la schiena, e poi faccio un po' di lat pull down, facevo anche rematore con la macchinario, poi ho smesso perché avevo fatto tutta la macchina, avevo di pacco pesi, solo che mi sembrava strano, e quindi è una cosa un po' strana, sì. Però l'ho tolto perché sollevavo tutto il pacco pesi e avevo paura di fare la forma sbagliata perché mi sembrava strano che riuscissi a fare tutto il pacco pesi. Credo che sia una cosa strana da dire e da fare. Però per sicurezza, perché non voglio avere protrusioni o ernie discali, ho deciso di toglierlo e fare col rematore. Anche perché sento... no, non sento una differenza granché in realtà. L'ho sentito una volta in spogliatoia, guarda, ti ricordi quando facevamo tantissimo il rematore sul macchinario? Non mi ricordo il nome del macchinario. E loro, sì, poi ti è venuta l'ernia. E ci scherzavano su sta roba. Io ho detto, caspita, porco cane, sono in quella situazione là, ma non voglio rischiare. Quindi l'ho sostituito con il rematore. Poi magari farò vedere un po' il mio allenamento nella prossima settimana. Questa settimana va così l'allenamento, perché... È un po' particolare, ma ci sta. Spero che non mi guardiate adesso come un mostro che ha abbandonato un esercizio in cui andava, perché l'ho fatto più che altro per la salute, diciamo, no? Perché ho paura di sbagliarlo, ecco. Adesso penso ancora a 2 serie con 35. Vediamo, in realtà dipende da come va questa. Ma no, dipende un cavolo, anche se va male la facciamo lo stesso la prossima con più negative. Vediamo come va, adesso metto la musica giusta e vediamo. Miriamo a 3, giusto per fare la terza a cedimento. L'obiettivo è completarne 2.
È stato un inizio un po' storto della serie, però ci sta, ci sta molto bene. Probabilmente questa sarà la ultima serie con 35 kg e vediamo, vediamo. Sempre miro a 2, però mi sto cucinando e... però vediamo lo stesso, vediamo lo stesso. Non avete idea quanto cambia avere una musica qua dentro, ma ne parleremo più avanti. Sono molto contento perché allora ho tenuto un po' più di tempo di recupero tra queste serie, però contando che mi sono allenato molto ieri sera e contando che mi sono allenato stamattina prima di venire qua, ci sta, ci sta. Sono molto contento. Bene, adesso ultima serie con 35 kg e poi vediamo, penso che passerò 30 kg dopo e dopo farò qualche trazione libera e dopo poi andiamo su a fare altri esercizi per la schiena e poi bicipiti. Fischio. Bom. Bom bom. Bom 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 bom. Ah, passiamo. Passiamo a 30 kg. E via. No, invece, sapete cosa? Andiamo ancora una. Ancora una 35. E secondo me se metto una musica di quelle che si deve, ce l'abbiamo due rep dobbiamo fare, due. È tutta una questione molto di entrare nel mood durante l'allenamento, nel mood diciamo tra virgolette, tutta questione di della concentrazione, no? Bom 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 bom, dai, ci siamo. Thank you.
Adesso proviamo con 30 kg. Obiettivo sempre 2 rep. Proviamo 3 comunque. Adesso andiamo di ultima serie con 30 kg, poi andiamo su, facciamo un po' di lat pull down, rematore se abbiamo tempo, se no facciamo bicicletta subito. Anche adesso provo a tenere 2 ripetizioni e proviamo a chiudere anche la terza e poi però al massimo diamo linee negative. Sono un po' cotto, Sento un po', l'ha notata, eh? Però ci sta, Andiamo su adesso, finiamo schiena e facciamo bicipiti, abbastanza velocemente però, che devo volare via. Penso che vi stiate accorgendo, diciamo che la preparazione varia molto in base a come mi alleno col nuoto, in base a come va la giornata. Perché tipo su 2 video, lo scorso ho saltato i tricipiti, in questo dovrò ridurre di molti bicipiti, proprio perché la cosa un po' difficile proprio di questa sfida dell'Elba è organizzare questi allenamenti qua, perché sono una valanga di allenamenti di nuoto e anche esercizi di palestra, no? E devo cercare di far coincidere tutto quanto. Solo che a volte devo per forza tagliare degli esercizi, no? Però così è, Però ci sta, perché alla fine comunque li recupero probabilmente settimana prossima. E in ogni caso nuotando li stimolo comunque un pochino, quindi ci sta. Ottimo, direi che per l'allenamento di oggi va bene. 3,3 di nuoto. E un'oretta e mezza più o meno di palestra, quindi ci sta. Adesso vado a casa al studio un po', lavoro un po', devo fare delle tabelle e basta, poi ci vediamo ai prossimi allenamenti.